Laura, faccio una breve introduzione prima di dare la parola ai relatori, anche per consentire un po' a tutti gli iscritti, erano più di 400, di entrare nell'aula. Siamo al 20° webinar di una serie che è iniziata proprio a gennaio di quest'anno, dedicata all'innovazione digitale all'interno di un progetto di supporto ad Agid. Per quanto riguarda tutte le iniziative che ruotano intorno alle tematiche di Italia Login, il tema è particolarmente nuovo e avanzato, è quello dell'innovazione digitale. Faccio un breve riassunto su questi webinar. Sono diversi temi che riguardano soprattutto il CAD, il piano triennale dell'informatica per la PA. Vi ricordo che sono tutti stati registrati, per cui chi li avesse persi o volesse recuperarne qualcuno li trova sia nella piattaforma Eventi PA sia su YouTube. Abbiamo avuto una serie di seminari che riguardavano i ruoli chiave per la digitalizzazione della PA. Quindi dal responsabile della transizione digitale al responsabile della gestione documentale al responsabile della protezione dei dati personali, fino a tutta una serie di tematiche più specifiche che riguardano i diversi pilastri del piano triennale, le infrastrutture immateriali, i temi anche di progettazione dei servizi digitali, che sono un po' l'ultima serie che è stata presentata. Questo è l'ultimo webinar prima dell'estate. Riprenderemo sicuramente a settembre con altri eventi. Vedo che comunque abbiamo già un certo numero di partecipanti e quindi direi che posso introdurre un po' la tematica di oggi. Parliamo di intelligenza artificiale, un tema oggettivamente nuovo soprattutto per la pubblica amministrazione, ma è stato anche fatto un importante investimento da parte di Agid attraverso il team dell'intelligenza artificiale che ha realizzato un libro bianco che non affronta solo gli aspetti tecnologici, ma anche aspetti un po' di impatto sociale, di cambiamento organizzativo nella PA, nel mondo del lavoro, tratta temi etici, ci sono una serie di sfaccettature che sono legate alle tecnologie dell'intelligenza artificiale e come queste impatteranno in qualche modo sia sulla vita dei dipendenti pubblici, ma anche sulla vita dei cittadini. Quindi è un argomento che sarà difficile sintetizzare in un seminario online di 1 ora e mezza, ma che almeno in questa occasione penso sia inquadrato nella sua ricchezza e articolazione. Il libro bianco, ma questo lo diranno meglio i relatori, è consultabile su Read the Docs, la piattaforma di condivisione e consultazione di Agid. Il programma prevede una serie di interventi. I partecipanti attraverso la chat possono fare delle domande. Io suggerirei che alla fine di ogni relazione rispondiamo almeno un paio di domande, poi magari le lasciamo quelle più generali a fine del webinar per un commento più generale, però lo dico anche per i relatori, lo staff selezionerà le domande e le metterà un po' in evidenza per i termini di ogni intervento. Come per gli altri webinar, verrà fatta una registrazione di questo, la trovate da questo pomeriggio disponibile sulla pagina dove siete registrati, saranno anche disponibili i materiali delle presentazioni. Questa è la pagina dove ritroverete registrazioni e materiali e direi di iniziare con il programma della giornata. Quindi ritorno un po' sul quadro dei relatori. Abbiamo un primo intervento di Marco Bani che ci darà un quadro generale di questo lavoro fatto sul libro bianco.
dell'intelligenza artificiale e poi a seguire Jacopo Gandin, Claudio Biancalana e Luca Ruggeri. Se siete pronti, Marco, ti darei la parola, attiva la webcam e il microfono in modo che io posso chiudere la mia. Prego, Io ci sono. vai. Eccoci. Come vedete c'è una squadra ben fornita a David che ha lavorato su queste tematiche. Mi piace riprendere anche un po' il discorso di Salvatore. Questo è il 20° webinar dopo aver trattato anche tantissime tematiche. Ora parliamo di un argomento che è rientrato anche nel dibattito pubblico, questa buzzword, intelligenza artificiale. Perché ce ne siamo occupati, perché è importante, questo ne parleranno sicuramente i miei colleghi. Volevo fare un cappello introduttivo sul perché abbiamo voluto trattare queste tematiche. L'intelligenza artificiale, nonostante sia una parola che appunto è rientrata adesso nel dibattito pubblico, se ne parla da più di 50 anni, sono gli studi e le ricerche su queste tematiche vanno avanti. Ma perché proprio adesso se ne riparla? Perché c'è una grande primavera, viene chiamata la primavera delle tecnologie di intelligenza artificiale? Proprio perché quella che è la benzina, quello che è l'acqua, la risorsa naturale per gli strumenti di intelligenza artificiale, i dati, adesso sono sempre più a disposizione. Pensate, c'è questo numero che mi rimbomba sempre in testa, che nell'anno scorso, nel 2017, abbiamo prodotto così tanti dati quanti in tutta la storia dell'umanità. Quindi vedete che è un valore esponenziale. E con questi dati, più altre tecnologie che in qualche modo hanno migliorato gli strumenti di intelligenza artificiale, come il machine learning o il deep learning, ma questo appunto ne parleremo dopo, si può parlare di primavera di intelligenza artificiale. E per una volta non se ne parla più nelle stanze delle centri di ricerca oppure nella Silicon Valley o altro. Guardate, mi è rimasto impresso a me personalmente un tweet di Putin, quindi uno dei governatori più importanti del mondo, una potenza mondiale come la Russia, quando a settembre dell'anno scorso, all'apertura dell'anno scolastico, parlava di controllo, di chi avrebbe controllato gli strumenti di intelligenza artificiale avrebbe controllato il mondo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sicuramente si è capita l'importanza di queste tecnologie e di come riescono davvero a essere fondamentali per tutta la società, quindi non solo a livello di ricerca, ma entrano e si innervano in tutte le dinamiche, non solo nei servizi digitali, ma anche nei processi quotidiani. Vi faccio qualche esempio. Poi sicuramente i miei colleghi appunto ne parleranno in maniera più dettagliata. Ci sono degli strumenti di intelligenza artificiale che riescono a capire dove sono i buchi nelle infrastrutture fisiche idriche, per esempio, quindi dove c'è una perdita e quindi possono andare a controllare al meglio. Possono supportare il medico nella diagnosi anche non solo di malattie rare, ma anche di malattie comuni. E abbiamo dati che possono testimoniare come diciamo che la diagnosi del medico è valida nell'85% dei casi, una diagnosi di una macchina è valida nel 70% dei casi, insieme macchina più uomo arrivano al 95%. Quindi vedete come anche il lavoro nostro è stato soprattutto quello di cambiare un po' la narrativa dell'impianto artificiale che purtroppo spesso è segnata come perdita del lavoro, questi robot, algoritmi che ci ruberanno il lavoro, assolutamente no. Tutto possono essere utili per assistere l'uomo e comunque nei suoi processi e altro. Sicuramente andranno cambiate molte attività. Già adesso posso dirvi che la maggior parte delle attività che vengono sostituite da algoritmi e da macchine sono attività che richiedono 1 o 2 secondi al massimo per l'esecuzione, come per esempio un copia e incolla, oppure un compilare dei form, oppure un lavoro ripetitivo. E vedete qual è la soluzione, oltre vabbè, ovviamente a cercare di implementare le soluzioni di intelligenza artificiale, la soluzione è di non trattare i lavoratori come robot. Se non li trattiamo come robot, sicuramente non ci saranno problemi.
E quindi in questa ottica che da una parte vuole capire di più come se è solo una parola che si sente dire o che o se è veramente un impatto sulla pubblica amministrazione, questo era appunto uno degli obiettivi, poi capire se la narrativa se davvero, perché poi abbiamo parlato degli esempi positivi, ma ci sono anche degli esempi negativi, come anche qui ne verranno trattati nel più nel dettaglio, nel libro bianco ci sono degli esempi, ma ci possono essere delle macchine, degli algoritmi che perpetrano degli stereotipi, cosiddetti bias, ovvero, vi faccio solo un esempio lampante, negli Stati Uniti, dove il sistema giudiziario si affida molto ad algoritmi anche di società private, è dimostrato come se facciamo decidere a un algoritmo se un condannato è più recidivo di un altro, abbiamo visto che questo si porta dietro agli stereotipi, quindi magari un giovane di colore ha un alto tasso di essere recidivo, ma non perché ha davvero quel tasso lì, ma perché si porta dietro tutti i dati storici del passato che non funzionano. E quindi vedete come appunto il pubblico ha un dovere in più di studiare queste tematiche per non fare in modo che le decisioni vengano prese da altri, che possono essere grandi società high-tech come Google, IBM e altro, o possono essere anche altri stati. Fate conto che c'è una grande corsa, tra virgolette, all'intelligenza artificiale, la Cina entro il 2030 vuole diventare leader mondiale di questi temi, l'ha già detto, e l'ha proprio messo su carta su una strategia dove ci mette anche diverse risorse, e gli Stati Uniti uguale, il Canada uguale, l'Europa si sta muovendo in maniera anche qui a macchia di leopardo, c'è un'idea generale della Commissione europea, ma ci sono anche gli stati che vanno avanti da soli, come la Francia, che ha messo 1,5 miliardi su queste tecnologie per diventare il polo europeo su queste tematiche. Vedete, quindi ci si muove. Il nostro lavoro, che poi appunto verrà definito nel dettaglio dai miei colleghi, vuole davvero essere il primo tassello di una discussione molto più ampia. Noi l'abbiamo circoscritto anche un po' le nostre prerogative a come l'intelligenza artificiale impatta nella pubblica amministrazione, quindi non solo per quanto riguarda i processi interni, ma anche come questi strumenti possono aiutare a creare servizi digitali più semplici, più efficaci, più efficienti e anche più economici. E quindi quali sono le sfide per portare questi strumenti in tutte le vostre amministrazioni? Abbiamo succo la sintesi, vi do uno spoiler, si può fare, ci sono già degli esempi pratici, chiaramente ci sono dei rischi, ma anche delle opportunità che vanno in qualche modo considerati e che ci fanno continuare in questo percorso di studi, di analisi, di implementazione e di sperimentazione. Quindi io chiudo lasciando la parola appunto ai miei colleghi che vi daranno un panorama, chi più diciamo teorico, più anche a chi nel dettaglio, a chi più tecnico, per far capire cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo come agenzia e come potete aiutarci, perché questo appunto è anche una richiesta d'aiuto, a far implementare queste soluzioni, questi esperimenti e soprattutto come riuscire a pagarne di più, a capirne di più, a farlo diventare un dibattito pubblico. Ho bisogno di tutti voi e quindi spero che saranno relazioni interessanti e quindi vi auguro un buon webinar. Grazie. Jacopo, puoi attivare la webcam? Grazie. Buongiorno, mi sentite? Mi Sì. sentite? Allora, buongiorno a tutti. Io come in base a quello che è già entro un pochino più nel merito di quello che è stato il lavoro della Task Force, perché ci piace sottolineare come la Task Force sia stata un'esperienza secondo noi interessante, sia dal punto di vista del merito degli argomenti che ha trattato, e sia anche nel metodo, portando a confronto appunto quello che è un pochino il panorama italiano sul tema. Allora, un secondo, faccio fatica a cambiare le slide con le frecce, però. Ok, perfetto. Allora.
Intanto la prima domanda è perché proprio trattare tutti questi temi che sottolineava Marco per mezzo della creazione di una task force? Perché la task force ci ha dato l'opportunità di creare una comunità aperta che potesse individuare da un lato l'approccio metodologico con cui affrontare l'argomento dell'inserimento nella pubblica amministrazione e dall'altro anche gli step, i passaggi operativi per poter organizzare il lavoro. Il secondo motivo per cui abbiamo scelto di affrontare il tutto tramite una task force è quello di definire un modello, uno scenario di sviluppo delle nuove tecnologie che sia in grado di contrastare alcuni scenari apocalittici ed escludenti che spesso nella narrazione vengono fuori. In particolare il libro bianco nella prima parte riprende la categorizzazione di Umberto Eco sugli apocalittici e integrati riguardo all'avvento dei mezzi di comunicazione di massa. Il libro bianco teorizza che appunto l'approccio rispetto all'introduzione delle tecnologie di IA non deve essere né degli apocalittici né degli integrati, ma deve essere un approccio laico che sia in grado di individuare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. A questo proposito, l'obiettivo finale della task force era proprio quello di sviluppare un modello per un inserimento sostenibile dell'IA nel settore pubblico. La task force ha avuto l'obiettivo, come accennava Marco prima, di comprendere quali sono le possibilità dell'introduzione delle tecnologie di intelligenza artificiale nel settore pubblico. In questo, appunto, sia nei processi interni e sia nelle relazioni verso l'esterno, e per cui si poneva anche un pochino l'ambizione di come queste tecnologie possano anche creare, possano anche modificare in positivo quello che è il rapporto tra lo Stato e i cittadini. Questo obiettivo la task force se lo dà mediante l'analisi e lo studio delle principali applicazioni, definendone le opportunità, costruendo una mappatura delle entità pubbliche e private che operano nel settore dell'intelligenza artificiale nel panorama italiano e ne analizzano l'applicazione operativa del cittadino. O meglio questo argomento, e poi su quelle che sono le implicazioni sociali legate alle implicazioni delle tecnologie di IA nei servizi pubblici. Ovviamente tutto questo è limitato e circoscritto al mondo della pubblica amministrazione. Diciamo che il libro bianco affronta marginalmente quelli che sono i temi anche più dibattuti al momento riguardo alla sostituzione del lavoro umano e quant'altro. Quello che indaga il libro bianco nello specifico è invece come come l'introduzione di queste tecnologie può migliorare o influenzare i processi appunto di relazione tra cittadino e pubblica amministrazione. Il primo passaggio della creazione della task force è stato la selezione di un gruppo di coordinamento. Abbiamo fatto questa call aperta dal 6 al 28 aprile del 2017, in cui ci sono arrivate molte candidature, circa 400 da tutta Italia, per la costituzione della task force. A seguito del processo di selezione è stato costituito il gruppo di 30 membri che ha avuto la caratteristica di comprendere profili estremamente multidisciplinari, diciamo background di tipo molto diverso, chi si occupa degli aspetti, chi viene dall'accademia sotto varie discipline, alcune più tecniche, altre più che riguardano l'aspetto legale, aspetti economici o quant'altro, chi proveniva dal mondo del mercato e delle start-up e chi invece faceva riferimento per esempio a organizzazioni internazionali. C'era una persona dell'Ocse che ha partecipato attivamente come membro del coordinamento.
L'altro pilastro della nostra task force è stata la community, il cui riferimento trovate nel link appunto in cima a questa slide. La community è aperta assolutamente a tutti, che previa iscrizione ha lo scopo di discutere liberamente di quelle che sono le tematiche relative all'intelligenza artificiale nel settore pubblico, ma non solo. Questa community è partita il 7 settembre e oggi conta 550 utenti, sono stati aperti 187 topic suddivisi in 7 categorie di discussione e quasi 800 post. Le visualizzazioni complessive sono state quasi 3.000, circa 15 visite giornaliere medie. Insomma, abbiamo messo in piedi una buona piattaforma di dibattito, ovviamente aperto a tutti, seguendo un metodo collaborativo che è stato il metodo che ha caratterizzato tutta la task force. Il 7 settembre 2017, alla Sala Monumentale in Largo Chigi, Roma, si è tenuta la prima riunione della task force, dove si è lanciato il sito web ia.italia.it, che è, come dire, lab per tutto il progetto, i suoi aspetti, su cui trovate il libro bianco, trovate i link per la community, trovate i membri del coordinamento, eccetera. Appunto il 7 settembre è stato lanciato da un lato il sito web e dall'altro è partita la community, che subito ha visto la partecipazione da parte dei cittadini. Inoltre la riunione del 7 settembre ovviamente ha dato il là a quello che è stato il cuore del progetto, cioè la predisposizione del rapporto sintetico dedicato all'applicazione dell'intelligenza artificiale, quello che è il libro bianco, che contiene suggerimenti e raccomandazioni ad utilizzo della pubblica amministrazione per un'implementazione sostenibile di queste tecnologie. La prima parte del libro bianco a essere redatta è stato l'indice, che è stato messo in consultazione pubblica su RigDocs, ovviamente seguendo le linee guida per i documenti collaborativi del Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede di lasciarli con la possibilità di essere commentati per un periodo di minimo 30 giorni. Quindi si è chiusa questa finestra il 10 ottobre, in cui si è definito l'indice del libro bianco e si è capito quali potevano essere gli argomenti principali su cui focalizzare questo documento, e poi nel trimestre ottobre-dicembre si è lavorato alla bozza e il 27 dicembre, parallelamente al libro bianco, si è deciso di mettere in campo un altro elemento importante del progetto, che vedremo meglio dopo, la mappatura dell'ecosistema di produttori e utilizzatori di soluzioni di IA in Italia, sia dal mondo pubblico che dal mondo privato, quindi start-up, imprese, enti pubblici di ricerca, pubbliche amministrazioni e quant'altro. Questo ecosistema ha anche lo scopo di costruire relazioni, oltre che di, come dire, per noi di mappare un pochino qual è in questo momento la situazione italiana, anche di costruire relazioni tra gli attori che sviluppano e utilizzano soluzioni di IA. Ci sono alcuni quesiti del breve questionario da compilare che proprio indagano sulle relazioni tra gli attori che sviluppano e utilizzano soluzioni di IA. Quindi questo può essere utile anche per chi è in questo campo per sviluppare le relazioni. Dal 13 febbraio al 12 marzo si è svolta la consultazione della bozza invece del testo finale del libro bianco, con la possibilità ovviamente di inviare commenti ai capitoli e alle sfide contenute. La consultazione ha visto 104 commenti ai vari capitoli e le varie sfide del libro bianco, arrivati attraverso vari canali, sia direttamente sulla piattaforma RigDocs, sia tramite la community dove si erano aperti dei thread appositi, e sia attraverso la casella mail o il form dal sito per la predisposizione.
azioni. Questi commenti sono stati tutti analizzati dal gruppo di coordinamento e per buona parte recepiti nel testo. Questo è il prodotto finale. Prima Salvatore ha messo il link e lo rimettiamo, lo trovate a questo link, è scaricabile, e, insomma, questo è il libro bianco. Come si struttura questo libro bianco? Ha varie sezioni. La prima sezione si occupa di indagare la situazione italiana, cioè un pochino quello che è lo stato dell'arte a oggi sull'intelligenza artificiale in Italia. E anche in maniera collegata a quella che è la strategia digitale italiana, cioè quello che di fatto rispecchia la vera, insomma, diciamo, politica di agenda digitale in Italia. Il secondo capitolo invece riguarda l'intelligenza artificiale oggi, cioè quelli che sono gli ambiti di applicazione, le potenzialità nella PA, anche alcuni esempi, come dire, provenienti in generale nel dibattito pubblico in questo momento, e poi ci siamo divertiti anche con un paio di pagine su uno scenario ipotetico, cioè sulla vita di una famiglia di cittadini in un futuro molto prossimo, come la vita di questa famiglia si relaziona con delle tecnologie abbastanza comuni di intelligenza artificiale. In più ci sono ovviamente nei primi due capitoli anche le schede delle altre progettualità di Agid, Speed, PagoPI, eccetera. Poi si entra nella sezione principale del libro, che è quella delle sfide. Sono 9 sfide, abbiamo individuato, etica, tecnologie, competenze, ruolo dei dati, contesto legale, accompagnare la trasformazione, prevenire le disuguaglianze, misurare l'impatto. Come vedete, anche qui una gamma di sfide molto varia, ambiti, come dire, di analisi che spaziano in tutti i campi, da quello tecnologico, di ruolo dei dati, che è sicuramente importante, ma anche tutti gli aspetti etici e sociali che sono connessi all'utilizzo di queste tecnologie. Abbiamo tutto un gruppo di sfide, da quella etica fino a prevenire le disuguaglianze, o fino ancora all'essere umano che si occupa, come dire, di quello che è la relazione tra la percezione umana e le tecnologie di IA, per esempio in alcuni ambiti come possono essere quello culturale, e lo sviluppo e l'analisi del sentiment collegato a tutto questo. Sono sfide chiaramente che hanno un ambito anche che vanno a indagare ambiti anche più umani e sociali, al di là di tutto il grosso tema, come introdotto anche da Marco prima, che riguarda i dati, che riguarda l'utilizzo anche insomma, legale di tutte queste tecnologie e questa mole di dati su cui oggi l'intelligenza artificiale si basa. L'ultima sezione del libro bianco è quella sulle raccomandazioni, che Agid, la Task Force e la Community pongono nelle mani dei decisori pubblici e che possono essere una sorta di suggerimenti per implementare e migliorare l'impatto delle tecnologie di intelligenza artificiale nella vita pubblica. Queste raccomandazioni abbiamo visto che poi, come dire, rispecchiano un pochino quello che è il dibattito pubblico. È uscito un documento del governo francese poco dopo il nostro e le raccomandazioni che pone sono in buona parte, chiaramente con tutte le differenze, sovrapponibili a quelle italiane, per cui insomma i suggerimenti e le potenziali cose da fare perché l'Italia cresca in questo campo sono abbastanza, diciamo, scritte in questa sezione che è stata ovviamente, come tutte le altre, in maniera collaborativa, seguendo questo metodo che ha caratterizzato tutto il lavoro della Task Force. La Task Force è stata presentata il 21 marzo del 2018 a Roma, e scusate, il libro bianco è stato presentato ovviamente il 21 marzo del 2018 a Roma, in un evento di presentazione in uno spazio pubblico di Roma. Seguendo un approccio che ha voluto essere più divulgativo possibile, con dei relatori che spesso si occupano di talk esperienziali
in giro, insomma, per l'Italia e per il mondo, e che ha voluto però affrontare il tema con un approccio in taglio non da addetti ai lavori, ma un pochino rendendo queste questioni di cui oggi tanto si discute masticabili anche da parte di chi non è appunto un addetto ai lavori, non lavora necessariamente nella pubblica amministrazione o non si occupa dello sviluppo, dello studio e delle implicazioni di queste tecnologie. Appunto, ci sono state circa diverse centinaia di persone che hanno partecipato live all'evento e come vedete da questa slide un pochino tutte le, diciamo, gli insights relativi ai social e al web relativi all'evento. Insomma, abbiamo avuto 1.350 visite del sito AGI, 2.000 del sito della Task Force, altre visite sul sito di Mid Media Guru, che è stato il nostro partner in questo evento, è una società di Milano che si occupa di questi talk, da Zygmunt Bauman, quando era ancora vivo, in giù, insomma, di persone che si occupano di innovazione. In questo caso erano cinque esperti più focalizzati sull'intelligenza artificiale. Come vedete, l'evento Facebook in diretta ha raggiunto 41.000 persone, Twitter, anche lì è stato trend topic al terzo posto per quella giornata e ha raggiunto, insomma, oltre 130.000 utenti. Un ulteriore pezzo interessante è quello dell'ecosistema intelligenza artificiale. Come detto prima, parallelamente alla Task Force è stata creata questa mappatura, questa mappa dinamica che trovate sul sito, che cerca di mappare un pochino le realtà che sviluppano, utilizzano soluzioni di intelligenza artificiale in Italia. Oggi, da fine dicembre, momento in cui ha aperto la Task Force, oltre 180 soggetti tra pubblici e privati si sono iscritti a questo ecosistema, compilando un veloce questionario che trovate nella sezione IA in Italia della pagina, che appunto permette, oltre che di, diciamo, raccontare la propria attività in relazione all'intelligenza artificiale, anche di entrare in relazione con gli altri soggetti. Un altro percorso che poi spiegherà meglio Luca successivamente è quello di Open Innovation, cioè abbiamo anche messo in piedi un programma di Open Innovation che sia una precondizione per affacciarsi all'utilizzo di tecnologie di frontiera, capitalizzando progetti già in essere, che sia un presupposto per lo sviluppo delle tecnologie innovative, per il design dei servizi pubblici e per gli asset metodologici che possano guidare lo sviluppo di progetti pilota. Ci sono per esempio alcuni temi come il procurement pubblico che chiaramente necessitano di essere innovati per poter stare al passo con le tecnologie di frontiera di cui si sta parlando. Abbiamo poi nella sezione progetti del sito sviluppato una serie di interlocuzioni con alcune amministrazioni, qui ne vedete alcune, a vari livelli, dalle amministrazioni locali piccole fino ad amministrazioni centrali, ministeri e quant'altro, che ci hanno raccontato di delle progettualità già in essere e di come Agid può collaborare, con queste progettualità. Ora stiamo terminando la fase di scouting di questi progetti delle amministrazioni e l'idea è quella poi, in qualche modo, di riuscire a costruire collaborazioni su alcune progettualità, in particolare su gruppi di progettualità afferenti agli ecosistemi che riguardano più amministrazioni, insomma, che sono comuni, su temi che sono comuni a diverse amministrazioni. Come vedete, sanità, ambiente, beni culturali e servizi al cittadino sono temi che ricorrono spesso. C'è stata poi tutta una serie di attività internazionali, ovviamente la Commissione europea, la World Bank che ci ha fatto collaborare al suo white paper sulle implicazioni legali, etiche e di policy dell'intelligenza artificiale, l'OCSE che ci ha dato la leadership del Thematic Group sulle tecnologie emergenti con tutti i paesi OCSE e di cui un membro ha partecipato in pianta stabile al gruppo di coordinamento, e il World Economic Forum di cui abbiamo partecipato al workshop sulla quarta industriale, presentando la Task Force IA.
alcune collaborazioni anche sul piano italiano, Associazione Italiana Intelligenza Artificiale che ci ha aiutato nella costruzione dell'ecosistema, il Centro Nexa di Torino per la redazione del white paper, Fondazione Chrysler e Polo del Novecento, con cui abbiamo delle convenzioni avviate per dei progetti pilota che riguardano applicazioni di IA rispettivamente sul city sensing, sul, come dire, sulle tecnologie riferite alla vita urbana, nel caso di Fondazione Chrysler, sulla catalogazione delle opere che fanno parte appunto del Polo Museale del Novecento a Torino, Mid Media Guru per l'evento e il centro di ricerca HER, Human Ecosystems Relation, che ci ha aiutato in particolare nella sfida, nella redazione della sfida sull'essere umano. Come partecipare? Ovviamente il progetto è stato ed è ancora totalmente aperto e collaborativo, ci si può iscrivere all'ecosistema intelligenza artificiale su iaitalia.it, sezione IA in Italia, ci si può iscrivere alla community al link che trovate dal sito, ci si può ovviamente iscrivere alla newsletter per essere aggiornati sulle attività della task force, e anche questo tramite, ovviamente tramite il sito, e la casella mail, che rappresenta sicuramente una maniera diretta per entrare della task force. Questi sono alcuni contatti e siti utili, ovviamente il sito Agid in alto a sinistra, il sito del progetto in alto a destra, la mail intelligenza artificiale @agid.gov.it e i canali social di Agid, Facebook, Twitter e Medium, che cerchiamo di tenere costantemente animati e insomma vivi per quello che riguarda le tematiche di intelligenza. Grazie Jacopo, non ci sono domande, però ne approfitto per farne una io. Ne approfitto anche per tirar fuori delle cose che sono alla sede di Cagliari e ho recuperato delle cose vintage, sono volumi sul Prolog e sull'ISP che avevamo, volumi applicativi, acquistato negli anni 80. Tra l'altro non so se si vede, sono veri dischetti come 33 giri da 5 pollici e un quarto, e forse non si legge, ma qua c'è addirittura un riferimento a San Marco, quindi è un riferimento no. Però la domanda è questa, di intelligenza artificiale si parla da decenni, cosa è cambiato oggi perché questo argomento divenga di nuovo comunque al centro dell'attenzione, del cambiamento e dell'innovazione? E il machine learning, perché io mi ricordo con questi strumenti bisognava programmare ogni singolo passo, ogni singolo elemento che in qualche modo dava intelligenza doveva essere inserito nel codice. Sono i big data che sono disponibili, perché oggi c'è di nuovo un forte interesse e forti investimenti anche da parte della pubblica amministrazione sul tema dell'intelligenza artificiale? Cos'è cambiato? Sì, sicuramente c'è un tema, come accennava anche prima Marco, di tecnologie e di dati da un lato, cioè le tecnologie stanno diventando sempre più alla portata delle persone, sempre più, come dire, accessibili a tutti, e allo stesso modo i dati stanno affluendo sempre più in maniera copiosa, ovviamente tutti i giorni nella nostra vita, quindi sicuramente da questo punto di vista rispetto a diversi anni fa c'è un grosso sviluppo sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dei dati disponibili. L'altro aspetto secondo me importante è quello invece anche, diciamo tra virgolette, culturale, e cioè il fatto che ormai l'intelligenza artificiale fa parte, volenti o nolenti, del nostro quotidiano. Pensiamo per esempio all'assistente vocale del telefonino, insomma sono cose che cominciamo ormai a usare e ad essere proprio di dominio pubblico, piuttosto che i chatbot con cui chiediamo informazioni ormai praticamente su tantissimi siti quando facciamo cose online. Quindi appunto è dietro l'angolo, se non già avvenuta, la relazione tra queste tecnologie e le nostre vite. E per cui, come ovviamente pubblica amministrazione, a noi è sembrato molto utile indagare e in qualche modo viscerare gli aspetti di questo fenomeno per poter
qualche modo accompagnare nella maniera migliore l'arrivo e l'avvento delle tecnologie. Queste tecnologie stanno arrivando e si stanno diffondendo sempre di più. Quindi o si lasciano le cose così come sono, si lasciano che anche appunto alcuni aspetti distopici, come parliamo nel libro bianco, prendano il largo, oppure si cerca di regolare l'introduzione per limitare al minimo questi aspetti, scusate, distopici, e per invece massimizzarne quelli che sono gli aspetti utili, cosa che appunto abbiamo cercato di fare sul libro bianco. Quindi questi due, per rispondere alla tua domanda, questi sono i due fattori che oggi rendono più attuale che mai il tema. Da un lato l'aspetto dei dati e delle tecnologie che si stanno sviluppando e diventando sempre più importanti e sempre più anche di Grazie, c'è anche dominio un'altra pubblico, domanda, e però dall'altro lascerei l'aspetto per gli culturale, per cui interventi ormai è successivi, impellente quindi invito un po' occuparsi tutti anche della comunque regolazione a proporre di dei questi temi, quesiti. insomma, come diceva Grazie prima. Jacopo, chiederei a Claudio di attivare la webcam. Mi è piaciuto il tuo riferimento al fatto che in realtà noi usiamo l'intelligenza artificiale quotidianamente, quando usiamo Google, quando usiamo Siri, non ce ne rendiamo conto, ma è lì dietro i nostri device, i nostri strumenti. Prego, Claudio. Salve a tutti. Allora, io in questa presentazione io mi presento, sono Claudio Biancalana e sono un tecnico di Agid, quindi ovviamente ho coadiuvato il gruppo di comunicazione di cui fa parte anche Jacopo, mio collega della sessione precedente, e metto a terra un po' i concetti che sono stati esposti da Jacopo. E appunto da un punto di vista un pochino più tecnico, guardando più che altro come le tecnologie di intelligenza artificiale possono essere effettivamente adottate, quelle che sono allo stato dell'arte, effettivamente adottate in un contesto di pubblica amministrazione, soprattutto riguardando il punto di vista dei dati, poiché con i dati riusciremo in teoria, secondo alcuni studiosi, veramente ad utilizzarli per poter appunto applicarci sopra dei modelli che sono appunto allo stato dell'arte e che fino a qualche tempo fa non si potevano utilizzare semplicemente perché non erano disponibili. Dunque, il modello che abbiamo utilizzato per esaminare nella fase di scouting ciò che era presente nella pubblica amministrazione, sia come appunto informazioni, sia come algoritmi e come appunto progetti che utilizzano tecniche di intelligenza artificiale, è un modello piuttosto conosciuto in letteratura che è esposto in un famoso libro di Russell e Norvig, che appunto sono i due studiosi, un po' i padri della moderna disciplina dell'intelligenza artificiale. Loro parlano di intelligenza come la capacità di adattarsi all'ambiente e quando si intende artificiale si intende appunto rendere l'algoritmo appunto capace di apprendere ed eventualmente adattarsi all'ambiente, di perturbare l'ambiente per poter muoversi e fare in modo che l'ambiente risponda alle esigenze del modello. Questa è una slide in cui appunto sono rappresentate le tre dimensioni di questo approccio, in cui c'è una fase di apprendimento, cioè di sensoring, in cui effettivamente viene appreso l'ambiente che c'è lì nell'intorno, un ambiente che però attraverso appunto i sensori è disaggregato. Immaginiamo i big data nel mondo soprattutto dell'Internet of Things, in cui ci sono numerosi input, provengono da molte fonti appunto, e sono disaggregate fra loro. E poi c'è una fase appunto di thinking, in cui queste informazioni vengono prese e cosiddette vettorializzate, cioè messe in una forma machine readable, tale per cui possono essere elaborate dagli algoritmi e utilizzate per i modelli. Una volta che è stato appunto appreso questo modello, può esserci un'azione, cioè quella che poi fa perturbare l'ambiente e ricondurre a quella che è la definizione di intelligenza artificiale che c'era stata esposta appunto da Russell e Norvig. Quindi, memorizzando queste tre fasi, cioè sense, think e act, abbiamo parametrizzato i progetti all'interno di appunto di una matrice fatta da queste tre dimensioni per capire effettivamente gli attuali progetti che esistono nel mondo appunto della pubblica amministrazione, come possono essere poi effettivamente incastrati in quello che viene definito appunto intelligenza artificiale, perché la definizione di intelligenza artificiale è un hype, è una buzzword, cioè viviamo in un mondo in cui effettivamente se ne parla molto, ma siccome ha mille sfaccettature, molti, come diceva appunto Jacopo, anche Marco, è una visione multidisciplinare, quindi effettivamente a volte non è proprio chiaro effettivamente quando si parla di intelligenza artificiale in che modo può esserci d'aiuto.
Questo è un modo, appunto, un approccio schematico per dare un inquadramento su quando affrontiamo un problema e capire effettivamente dove metterlo e dove effettivamente risiede l'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo la fase di sensoring, che può essere appunto quella dove avviene l'elaborazione del linguaggio naturale o quella che viene definita machine vision, cioè la funzione del sensoring che appunto ragiona sulle immagini, le vettorializza e le trasforma in un modello che poi può essere realizzato attraverso la fase di thinking successiva in quello che viene definito appunto come apprendimento automatico, machine learning in inglese, o l'evoluzione attuale di cui si parla in ogni dove del deep learning. Fino all'azione, cioè effettivamente che ci facciamo con questi dati e con questi modelli? Possiamo costruire sistemi collaborativi, adattivi, di deep question and answering, che sono le tecniche più moderne dei chatbot e così via. Tutto alla base delle fondamenta che sono di statistica, di ottimizzazione, di informatica, quindi quell'approccio multidisciplinare di cui parliamo e che dobbiamo sempre tenere in considerazione, perché l'intelligenza artificiale non è solo, dal mio punto di vista, legato alla computer science, ma è qualcosa che appunto fa riferimento anche ad approcci più umanistici, lasciatemi il termine, quindi alla filosofia, in cui ci sono dei numerosi esponenti di questo tema, ma anche su temi appunto legali e così via. Un'altra dimensione, diciamo, ortogonale a quelle esaminate è la facoltà appunto di far intervenire l'umano o meno all'interno del loop legato appunto agli algoritmi di intelligenza artificiale. E da qui abbiamo una slide che riassume tutte le casistiche. Ad oggi viviamo in un mondo in cui gli algoritmi sono sostanzialmente cablati, quindi parliamo di intelligenza assistita e quando non c'è un umano di intelligenza automatizzata, ma anche di sistemi adattivi in cui c'è la cosiddetta intelligenza aumentata sponsorizzata da alcuni vendor internazionali. Non abbiamo ancora effettivamente un sistemi di intelligenza autonoma, cioè sistemi adattivi capaci appunto di non avere né l'umano negli algoritmi, tantomeno diciamo che possano quindi apprendere in modo adattivo, cioè consumando ciò che sono le attività che vengono effettuate dall'uomo con l'interazione con l'algoritmo. Sfatiamo alcuni miti. Qui ne parlo velocemente, ma è bene comunque classificarli, perché a volte quando appunto si parla di intelligenza artificiale spesso si va fuori tema e abbiamo tentato di classificarli in un modo tale che possiamo appunto legarle a dei fatti rispetto a ciò che effettivamente viene definito come mito. Cioè, l'intelligenza artificiale è un'area di studio monolitica e distinta. Questo l'abbiamo già discusso, abbiamo detto che non è così, è un'area multidisciplinare, anzi interdisciplinare, con numerose sottoaree. Poi, secondo mito, tutti i problemi possono essere risolti da una singola soluzione di intelligenza artificiale. A volte a livello di marketing si propongono alcuni vendor in cui propongono appunto un prodotto, un singolo prodotto che risolve qualunque cosa, in qualunque contesto. Bene, questa è una falsità, soprattutto allo stato dell'arte, poiché ad oggi abbiamo gli algoritmi che lavorano piuttosto bene, ma su domini molto ristretti e specifici, e a volte nemmeno in quei domini. Appena si va fuori da quel perimetro, gli algoritmi potrebbero, anzi spesso, non lavorano più nel modo dovuto. Quindi dobbiamo effettivamente studiare algoritmi con una certa precisione nel dominio in cui vogliamo lavorare. Inoltre, un altro mito è del machine learning, cioè dell'apprendimento automatico, che già nella sua semantica può dare appunto un po' di problemi nella definizione. Non è vero che apprendono automaticamente, o meglio, c'è comunque una selezione dei dati da cui vogliamo appunto far estrarre il modello, che deve essere supervisionata da un uomo, deve essere elaborata e comunque conosciuta da un esperto di dominio. Va bene, dette queste tre principi importanti, abbiamo studiato quali sono ad oggi nella pubblica amministrazione i fattori di successo affinché questi possano appunto dare benefici, possano prendere benefici dall'intelligenza artificiale. Allora, innanzitutto bisogna analizzare i problemi senza pensare agli algoritmi che vogliamo applicarci. Quindi è importante innanzitutto definire qual è la problematica che ad oggi
viene affrontata all'interno della pubblica amministrazione e a seguito di uno studio di quella problematica possiamo poi a valle di quella appunto stabilire quali sono le tecnologie e quali poi con l'intelligenza artificiale effettivamente possono essere superate. Se partiamo invece dalle tecnologie e poi trovare i problemi che possono essere adattati alle tecnologie, abbiamo già perso in partenza. Poi ovviamente si parla di sono tutte le tecniche che abbiamo esaminato e che esistono in letteratura, allo stato dell'arte sono tecniche try and error, o meglio, non è detto che possano appunto possano essere algoritmi di successo. L'idea è quella di trovare, prima di scalare, trovare e capire con dei proof of concept quali sono gli algoritmi che possono andare bene su alcuni domini e poi solo con piccoli problemi. Toy example esaminati su piccoli domini, scalare per poter adottarli all'interno di un dominio più complesso. Una cosa su cui volevo puntare l'attenzione, oltre a quelle appunto che ci sono in questo pentagramma, dendrogramma, volevo appunto puntare l'attenzione sui big data e l'in data. I big data si parla molto spesso di big data in questo momento perché possono essere d'aiuto rispetto appunto a quei dati che sono il carburante degli algoritmi di intelligenza artificiale. Questi big data purtroppo nella pubblica amministrazione spesso si dice che si hanno tanti dati, in realtà nella pubblica amministrazione abbiamo la difficoltà per capire che se ci sono questi dati e di che qualità sono. Quindi un primo passaggio che abbiamo ritenuto importante sottolineare in questa fase nelle pubbliche amministrazioni è dire ok, i big data ci sono. Facciamo uno step indietro, puliamo i dati che effettivamente possono essere più snelli, ma possono essere utilizzati per produrre dei buoni modelli, perché è vero che avendo tanti dati si possono produrre delle buone soluzioni, ma avendo dei tanti, tanti dati, ma puliti, potremmo anche avere delle soluzioni ancora più evidenti. Quindi forse è il caso di limitare il perimetro, verificare quello che esiste e poi utilizzare algoritmi con meno dati. Allora, abbiamo fatto questa osservazione utilizzando un po' quello che era lo stato dell'arte e capire che se questa appunto osservazione poteva essere considerata nei modelli. Allora, ci sono opinioni diverse su questo tema. Abbiamo esaminato particolarmente, ho visto diciamo, due filoni. Il primo filone è quello che proviene da Google, sempre Nordig, che è appunto uno scienziato di Google che dice: noi in Google non abbiamo algoritmi migliori allo stato dell'arte, poi tra parentesi effettivamente li hanno. Abbiamo solamente più dati rispetto a tutti gli altri, quindi possiamo lavorare bene grazie a questa qualità dei dati. In realtà, e poi è coadiuvato da una certa serie di studi, come nel grafico a fianco c'è uno studio sull'elaborazione del linguaggio naturale, in particolare sulla disambiguazione. Che fa capire che con l'aumentare delle parole, quindi con l'aumentare dei dati, avremo dei modelli migliori di disambiguazione. Contrariamente, esistono invece una situazione come quella esposta in questa slide, simpaticamente, in cui se io ho tanti dati, ma co così tanti, ma ridondanti, quindi non sono di una buona qualità, potrei produrre dei modelli così specifici, troppo specifici, da non poter essere utilizzati altrove. Se io utilizzo dei dati rispetto a come io dormo nel mio letto e voglio studiare una soluzione che si adatta perfettamente al mio modo di dormire nel letto, verrà fuori un modello assolutamente inutilizzabile altrove, se non nel mio caso. Quindi si dice che si va in overfitting, cioè sto utilizzando dei dati così specifici che risolvono un problema specifico, ma non risolvono né altri. Per risolvere questo problema ci sono stati degli studi un pochino più moderni, in questo caso abbiamo esaminato Netflix, ma Netflix è un caso di studio importante, ma può essere riscalato ovviamente su problemi più, diciamo, contestualizzati nella pubblica amministrazione, in cui si dice in questo grafico a sinistra vediamo che quello che ci dicono da Netflix negli studi più moderni è utilizzo pochi dati, cioè meglio. All'utilizzare di moltissimi dati, vengo poi a vedere che viene stabilizzata la qualità della raccomandazione. Con Netflix, che è appunto il sistema di streaming, uno dei sistemi che viene appunto utilizzato importante allo stato dell'arte è quello della raccomandazione, in cui viene appunto utilizzata tecniche di intelligenza artificiale, fra le quali
matrix factorization, insomma tecniche allo stato dell'arte, e quello che ci viene detto è se utilizziamo appunto dei modelli molto buoni, posso utilizzare meno dati rispetto effettivamente ad utilizzare una grandissima quantità di dati che potrebbero ricondurmi al problema dell'overfitting. Il problema dell'overfitting, che poi viene, come vediamo in questa slide, al centro rappresentato in questo modo. Ipotizziamo di trovare, di voler trovare rispetto a una distribuzione di dati una curva che mi rappresenta appunto la distribuzione. Se io utilizzo un modello debole, avrò tanti dati, ma il modello è così debole che non viene generalizzato, cioè il primo caso. Se utilizzo un modello intermedio, cioè quello buono, avrò un numero di dati anche piccolo, ma con un modello tale per cui mi riesco a riprodurre effettivamente la curva che rappresenta la distribuzione di quei dati. Se vado in overfitting, avrò un modello così fitto, tale per cui avrò esattamente i dati che avevo messo all'interno del sistema, ma sarà così aderente la curva che non otterrò più il beneficio del modello di intelligenza artificiale. Bene, questa tecnica, cioè questo fenomeno è conosciuto in letteratura come il fenomeno di escape the bubble, cioè il fenomeno per cui do delle raccomandazioni, nel caso di Netflix, che non sono più utili, cioè la saranno così aderenti e così troppo legate all'utente, quindi alla personalizzazione dell'utente, che non mi serviranno per generalizzare, quindi potranno essere utilizzati solo in un caso specifico e non altrove. Esempio banale, Spotify, in cui un sistema appunto che suggerisce streaming audio, che suggerisce musica. Se io ascolto, ne so, i Pink Floyd, è ovvio che non voglio che il sistema mi suggerisca altri brani dei Pink Floyd, ma magari mi suggerisca dei brani nuovi che non conosco, che possono essere giusti per le mie caratteristiche di profilo, che siano ovviamente vicini a quella che è la musica dei Pink Floyd, ma che siano completamente nuovi. Di questo fenomeno viene chiamato serendipità, cioè il fatto di uscire dalla bolla, escape the bubble, e trovare delle cose nuove per poter appunto fruire al meglio delle caratteristiche dei sistemi di raccomandazione basati su intelligenza artificiale. Un altro tema importante che abbiamo valutato nella nostra parametrizzazione è la privacy. La privacy, come sapete tutti, insomma, è un tema molto importante. Dal 28 maggio è entrato in vigore il GDPR, che diciamo, in un certo senso vincola i sistemi di intelligenza artificiale, anche i sistemi di intelligenza artificiale, ad utilizzare alcune tecniche che rendano evidenti la scelta eventuale di un sistema di intelligenza artificiale che lavora in modo autonomo. Cioè è importante lavorare con una white box, cioè capire l'algoritmo come lavora dall'interno, per poter poi sapere esattamente perché ha preso una scelta anziché un'altra. E questo è un parametro che è da valutare nei nostri sistemi, perché ovviamente è un vincolo su cui non possiamo, soprattutto una pubblica amministrazione, non possiamo saltare. Inoltre c'è il tema discusso, ancora allo stato dell'arte, della privacy sulla portabilità, o meglio, la portabilità è già un tema chiuso e abbastanza consolidato, presente nel GDPR. Attualmente si parla di interoperabilità dei dati, della portabilità dei dati e interoperabilità dei sistemi sui dati. Quindi quello che si vorrebbe attendere è che i sistemi di intelligenza artificiale possano collaborare fra loro, fruendo uno e l'altro degli stessi dati legati al modello e alla personalizzazione. Questa è l'ultima slide come conclusioni, ed è una roadmap che ci dà Capgemini, che è molto interessante, perché se vediamo in rosso, quei quadrati in rosso rappresentano proprio il modello SenseThinkAct, che è il modello che stiamo utilizzando ad oggi per classificare, ma anche il modello allo stato dell'arte per l'intelligenza artificiale, nella tassonomia dell'intelligenza artificiale. Quelle in azzurro e in giallo invece rappresentano un po' il futuro di quello che potrà avvenire, secondo questo studio, che è molto interessante, su cui dobbiamo tenere la coscienza e l'occhio, perché effettivamente sono temi che riguardano l'etica, e che sono appunto importanti nella vita di tutti i giorni, e di quello che sarà nei prossimi anni anche fra 10 o 20 anni.
Quindi abbiamo una fase di interazione, ricordo e anticipo, in cui non c'è più l'azione, ma addirittura un anticipo, una predizione a quelle che sono le esigenze e le necessità, e questa fase viene chiamata di assistenti adattivi. E poi nella fase di completa autonomia avremo probabilmente quella fase di sentimento, di feeling, di moralizzazione e addirittura di creazione, cioè avremo delle macchine che avranno la capacità di creare, e già qualche studio primordiale esiste in questo senso, soprattutto nella musica e nelle arti visive. Con questo ho concluso, e se ci sono domande... Sì, Claudio, ti riporto intanto un paio di domande. Giancarlo Di Capo chiede in che rapporto l'intelligenza artificiale si pone nei confronti dei servizi digitali della PA rispetto alla privacy, normativa e regolamenti che spesso sono adeguati e aggiornati rispetto alle opportunità che offrono le tecnologie. È un po' il tema che stavi trattando del GDPR. E la domanda è se la pubblica amministrazione è pronta a recepire nelle proprie prassi e processi e procedimenti l'uso dell'intelligenza artificiale. Cioè, rispetto al sistema di, mi interpreterei così, al sistema di regole nel quale si muove la PA, quanto l'intelligenza artificiale riesce ad avere spazio? Allora, sono domande ovviamente collegate fra loro, tenterò di fare un discorso unico, però insomma ci provo. E allora, in merito alla privacy, diciamo, il Garante si è esposto in diverse volte sui temi di intelligenza artificiale, poiché soprattutto con la logica dei big data si possono raccogliere tantissime informazioni, ovviamente di carattere di dati sensibili e personali, e poi fare in modo che questi possano essere utilizzati per personalizzare l'esperienza. Ovviamente in un contesto pacifico vorremmo tutti che l'esperienza venisse personalizzata e migliorasse la nostra vita. Ci possono essere ovviamente, come ci sono casi eclatanti, Cambridge Analytica e così via, che invece raccolgono queste informazioni, utilizzano tecniche e modelli di intelligenza artificiale per fare delle predizioni sui nostri comportamenti, e che ovviamente dovrebbero essere limitate nell'ottica in cui dovremmo almeno essere consapevoli che, come cittadini e come utenti di questi servizi, di avere a che fare con questi sistemi per poter appunto avere appunto la consapevolezza che questi algoritmi ci stanno aiutando comunque a mettere in discussione ciò che l'algoritmo ci sta fornendo come soluzione. In ottica privacy, come dicevo precedentemente, secondo me la cosa più interessante, ovviamente parlando di pubblica amministrazione, dobbiamo mettere al centro questa logica, perché dobbiamo comunque lavoriamo con i cittadini sono al centro dei nostri sistemi e dobbiamo tutelarli in primis da pubblica amministrazione, soprattutto i dati, la libertà dei cittadini a non divulgare i dati, e tenerli in un luogo in cui debbano essere utilizzati a fin di bene, diciamo così, e non a scopi commerciali, di lucro e così via. E è un tema molto discusso ed è importante, soprattutto per esempio immaginiamo l'area della sanità in cui queste informazioni sono utilissime per sistemi di intelligenza artificiale per fare diagnosi mediche, che però ovviamente per definizione queste informazioni, siccome ci sono i vendor che possono mettere a disposizione questi modelli, sono enti privati, e come è successo in Lombardia, per ottenere del beneficio dovremmo comunque fare in modo trovare un accordo anche con enti privati che raccolgono queste informazioni, ci forniscono dei modelli, però non sappiamo, essendo un segreto industriale, black box quello che accade. L'obiettivo delle no attuali norme di privacy è quello di rendere appunto consapevole il cittadino che utilizza questi sistemi, facendo in modo che l'output, diciamo, di questi algoritmi sia ben evidente, il motivo per cui effettivamente è stato dato quell'informazione o quell'output. Quindi gli algoritmi devono essere fatti in modo, e non è semplice anche tecnicamente, devono essere fatti in modo tale per cui le regole che sono state generate per poter produrre quell'output siano ben evidenti, in modo tale che sia il cittadino consapevole. La PA è pronta? Per
Allora, noi abbiamo fatto un po' di scouting in questo senso, ci sono alcune PA, non pochissime, però non, nemmeno in un modo così numeroso, che effettivamente lavorano con tecniche di intelligenza artificiale, utilizzando appunto fornitori che hanno la facoltà di poter utilizzare queste tecnologie. A volte ti dicono utilizzo tecniche di intelligenza artificiale, ma in realtà sono cose magari datate, che sono consolidate in letteratura e potrebbero appunto non ricadere in quell'area. E siamo pronti, alcune appunto pubbliche amministrazioni sono pronte sia a livello infrastrutturale sia a livello diciamo di capacità di erogare dei servizi, altre purtroppo no, e l'obiettivo secondo me in questo senso è creare non solo non studiare, non tanto studiare come dicevo prima le tecnologie che ci permettono di arrivare a questi sistemi, ma capire bene i modelli di business, i processi che effettivamente possono utilizzare queste tecniche, tentando di trovare appunto l'opportunità, ma studiando effettivamente un'esigenza che ad oggi effettivamente probabilmente in quest'ottica non siamo, non tutte le amministrazioni sono pronte. Sì, guarda, c'è anche una domanda un po' collegata a questa di Tiziano Dosa, che chiede se avete individuato dei casi d'uso di riferimento. Io su questo addirittura rilancerei, nel senso che in genere nei nostri webinar si conclude sempre con qualche esperienza in una pubblica amministrazione. Rilancerei nel senso di pensare a settembre di fare un altro webinar che approfondisce questi temi proprio con dei casi d'uso, con delle esperienze, anche se poi non sono particolarmente avanzate o comunque non sono ancora complete, possono dare concretezza all'idea di cos'è intelligenza artificiale nella PA. Quindi più che farti la domanda, come dire, suggerisco di avere un'ulteriore occasione di approfondimento, mentre recuperando uno dei punti che hai segnalato all'inizio, c'è Viviana Magia che dice che leggeva che tra i miti sfatati c'è quello che per gestire l'intelligenza artificiale non serve il contributo umano. Chiedeva qual è la percentuale, cioè qual è in questo equilibrio tra algoritmi e presenza umana, il livello di presenza umana? E allora, a mia conoscenza, ovviamente non sono un tuttologo, quindi si parla comunque di stato dell'arte di questi sistemi, e soprattutto nell'apprendimento automatico, cioè nel machine learning. Io facevo riferimento a quel settore lì. Il mito è appunto perché poi comunque nell'immaginario la machine learning viene tradotto apprendimento automatico, in cui sembra che i modelli nascano, cioè i modelli, quindi i modelli di previsione per esempio, nascano dal niente, cioè io metto con la pala i dati lì dentro e automaticamente escono fuori delle fantastiche predizioni. In realtà l'esperienza in questo settore dice che devi avere dentro diciamo dei dati nei modelli che siano coerenti fra loro, che siano dei buoni dati. I buoni dati possono essere diciamo elaborati e tirati fuori soltanto attraverso un esperto di dominio, soltanto attraverso una persona che conosce effettivamente la bontà del dato che viene messo dentro. Inoltre nell'apprendimento automatico c'è la fase di feedback, cioè il modello che viene tirato fuori dall'algoritmo deve essere valutato, e la valutazione di quell'algoritmo può essere fatta solo da un umano, quindi la bontà di quell'algoritmo può essere valutata solo da un umano. Il caso semplice qua, chiudo perché è un argomento che mi appassiona molto, parlerei per molto tempo, il dominio dello spam, che è una roba che tutti utilizziamo, quella nasce come algoritmo di intelligenza artificiale. Qualcuno magari la sottovaluta perché dice quella, però è una cosa che nasce dall'intelligenza artificiale. Quando nella posta ci sono degli algoritmi di apprendimento automatico, quando ci sono delle mail che arrivano e che non sono considerate, che sono considerate spam, c'è l'uomo, quindi l'intervento umano, che dice ok, quella mail è non buona. Di conseguenza viene incrementato il modello, incrementalmente viene fornito appunto il dato, viene incrementato quel modello e automaticamente il modello si adatta al feedback dell'uomo. In quel caso è un caso banale, ma mi fa capire come soltanto con l'aiuto dell'uomo puoi effettivamente creare un modello che sempre più possa adattare
al dominio specifico. Quindi la mia idea su questo tema è che ci sarà per lungo tempo il contributo umano per generare dei dati buoni e il contributo umano per trovare un feedback tale per cui si adatta bene al dominio in considerazione. Grazie Claudio, andiamo avanti, c'è ancora qualche domanda ma lasciamo anche questa per la fine. Luca Ruggeri, puoi attivare la webcam? Ok, ogni tanto il microfono dovrebbe funzionare ed ecco qua. Bene, buongiorno a tutti. Allora, io adesso sono l'ultimo intervento, tra l'altro siamo a cavallo del pranzo, quindi cercherò di non uccidervi, e cercherò anche insomma di finire il prima possibile. Però in realtà faccio un intervento un po' particolare, perché in realtà è una provocazione che vi racconto, diciamo, spero di darvi qualche spunto di riflessione su quale possa essere, ad esempio, una delle applicazioni più promettenti dell'IA. Io non parlerò specificamente di IA, ma lo riprenderemo alla fine della mia presentazione. Però sappiate che quello che vi sto raccontando, che di fatto è un filone di platform design, ovvero di design delle piattaforme intese come design degli ecosistemi, quindi non parliamo di piattaforme digitali, di piattaforme online, ma parliamo di come si progetta un ecosistema, quindi come si devono caratterizzare le interazioni tra le entità che insistono su un ecosistema. E ovviamente capite già da subito che la pubblica amministrazione ha un ruolo centrale, perché spesso intanto è in grado di coordinare interi ecosistemi e comunque è sempre parte degli ecosistemi, quindi deve interagire nel modo più corretto con le varie entità. E parto subito con questa citazione che a me piace tantissimo. Voi sapete che Einstein più o meno ha pronunciato la metà di tutte le frasi pronunciate mai dall'essere umano, l'altra metà probabilmente l'ha detta Oscar Wilde. Però indipendentemente dalla battuta e dal fatto che lui abbia detto veramente o no questa frase, a me piace perché io sono molto d'accordo con questa definizione, ma in realtà oggi vi vorrei dire una cosa diversa, che secondo me il problema non è sull'immaginazione rispetto alla conoscenza, ma il fatto è che noi adesso conosciamo molto più di quello che sappiamo di conoscere, e con questi sistemi di intelligenza artificiale possiamo veramente conoscere molto di più, ovvero capire, ad esempio, riuscire a estrarre dei significati dalla mole dei big data che prima il mio collega Claudio mi ha raccontato. In effetti ne abbiamo scusate, le slide sono in inglese e ve le traduco io, ma in realtà nelle slide c'è scritto ben poco, più che altro mi servono come supporto per il discorso. Allora lui dice, Einstein dice che l'immaginazione è più importante della conoscenza, perché la conoscenza è limitata a quello che noi sappiamo, mentre l'immaginazione diciamo, abbraccia il mondo intero e va oltre quello che noi possiamo conoscere e capire. E invece in realtà quello che sto dicendo io è che con gli strumenti di AI che noi abbiamo adesso, applicati ovviamente alla contestualizzazione degli ecosistemi e delle piattaforme di cui racconto oggi, noi possiamo conoscere e dovremmo conoscere molto di più di quello che pensiamo di conoscere. Ma vado un po' avanti. Allora, la conoscenza è il tema centrale, no? Noi impariamo, apprendiamo, sia quando interagiamo con un ecosistema, e in realtà l'ecosistema poi apprende anche da noi quando noi ci muoviamo in quell'ecosistema. Per farvi un esempio, un ecosistema è tutto quel gruppo, quell'insieme di entità, di ruoli, che hanno bisogno di interagire per arrivare a un certo scopo. Pensiamo, che ne so, all'ecosistema sanità. L'ecosistema sanità è fatto da una miriade di entità. Ci sono ovviamente gli operatori sanitari, ma ci sono anche i pazienti, ci sono ad esempio i volontari che lavorano nel mondo della sanità, ci sono i fornitori, ci sono le case farmaceutiche, insomma ci sono tantissime entità che hanno motivazioni specifiche, hanno interessi specifici nell'interazione e probabilmente sono diversi per ogni tipo di entità. E spesso e volentieri fino adesso che cosa si è fatto? Praticamente sono nati questi sistemi, perché poi non possiamo neanche dire che si possono costruire e creare, nascono, ma spesso si va alla rincorsa, si cerca di capire che cosa possa servire a quell'ecosistema, perché non sta funzionando, perché la gente magari si lamenta in un tipo di interazione, si cerca di intervenire, soprattutto come pubblica amministrazione, a posteriori, andando magari a limare alcuni dei problemi in base magari alle lamentele e alle inefficienze. Questo in realtà è un approccio limitato e limitativo, perché proprio in questo scambio di conoscenza continuo che noi abbiamo ogni volta che due entità interagiscono, noi possiamo apprendere molto, e grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale possiamo apprendere molto anche in tempo reale, e potremmo, diciamo, ve lo racconto più tardi con degli esempi, anche prendere delle azioni in tempo reale
per migliorare dinamicamente le interazioni nell'ecosistema e misurare l'impatto. Oh, io sto andando molto veloce, mi rendo conto che il tema è complesso per chi non l'ha mai affrontato in maniera così strutturata, però insomma sarei contento se già dopo questo quarto d'ora gli avessi dato degli spunti di riflessione che poi magari possiamo approfondire in qualche altro momento. Oh, dicevo, le interconnessioni sono fondamentali perché di fatto noi siamo conosciuti quando interagiamo con un ecosistema non come entità, cioè il fatto che io sia Lugurgeri, abbia un profilo, sia ingegnere, eccetera, eccetera, in realtà non lo sa nessuno e non interessa a nessuno, ma quando inizio a interagire con un'altra parte, perché sto ad esempio chiedendo un certificato di un qualche tipo, o sto magari iscrivendo il bambino al nido, o sto erogando una prestazione professionale, è nell'interconnessione, nella relazione, nello scambio della mia professionalità o del mio bisogno che io vengo qualificato e vengo conosciuto. Ed è questa cosa che vi ho detto, cioè l'interazione e lo studio, l'approfondimento di cosa avviene nelle interazioni, che è fondamentale in un'attività seria di progettazione per un ecosistema, perché a me non devono interessare l'entità in sé. Vorrei però che ci si concentri su che cosa avviene nelle interazioni, tant'è che diciamo, si sta iniziando a parlare anche... chi è che sta muovendo le slide, scusate? Dicevo, non dovrebbe, ne, ne, non siamo più nelle... Cioè, non si parla più di human centered design, perché legarsi soltanto allo stato di essere umano è limitativo. A me interessa cosa fa l'umano quando interagisce, o con una pubblica amministrazione, o potrebbe anche poi farlo con in un futuro, esagerando, con un'intelligenza artificiale, ma sempre di interazione si parla. E la cosa fondamentale, che adesso ancora ci manca in realtà come apprendimento e comprensione, è quello del contesto. Claudio ha detto giustamente che noi adesso abbiamo accesso, soprattutto come pubblica amministrazione, a una mole esagerata di dati, noi famosi big data, e spesso e volentieri si affronta il tema dei dati come se il dato fosse il fine, cioè fosse il punto di arrivo ultimo, accumulare queste tonnellate di dati e per poi un domani studiarsi, analizzare e vedere che cosa succede. In realtà i dati sono un mezzo per fare cosa? Per farmi capire quale sia, che cosa succeda in termini di contesto. E qui, diciamo, posso anche tranquillizzare dal mio punto di vista qualcuno che ha fatto le domande sul ruolo dell'essere umano quando la tecnologia AI diventerà molto pervasiva. Probabilmente l'uomo rimarrà sempre perché l'uomo è colui che genera il contesto e che è in grado di interpretarlo. Le tecnologie fanno sempre molta fatica a contestualizzare le loro informazioni. E dopo c'è un esempio simpatico che spero vi piaccia. Perché i dati non sono il centro? Perché questa affermazione di Darrell Huff, che credo abbia detto nel 1954 ed è ancora attuale, dice esattamente che se tu torturi i dati abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa tu voglia fargli confessare. Questo è, diciamo, un tema che in realtà la frase fu detta parlando di statistica, perché lui era uno statistico, e c'è tutto il concetto di come mentire usando i dati corretti, no? Quindi l'interpretazione dei dati ovviamente è sempre un'interpretazione e quindi come in qualità di interpretazione può essere opinabile. Ed è per questo che noi non dobbiamo concentrarci nel dato in sé, ma capire qual è il contesto in cui ci stiamo muovendo e utilizzare i dati per comprendere quel contesto da un lato, oppure, siccome noi come pubblica amministrazione ci possiamo occupare di orchestrare, di organizzare degli ecosistemi, siamo noi a dover offrire il contesto corretto per far sì che sia le entità umane che le entità tecnologiche come le AI abbiano già l'informazione di contesto presente e possano agire, muoversi, interconnettersi nella maniera più corretta. Vi dico ora un paio diciamo, di definizioni di che cosa intendo io quando parliamo di piattaforme, e considerate che ormai ci sono diversi toolkit open source per la progettazione degli ecosistemi. Dopo magari se riesco vi passo un link dell'Ocse che ha raccolto in una pagina web un po' tutti gli strumenti di design collaborativo e diciamo, lì potete trovare effettivamente molti toolkit che potete applicare come pubblica amministrazione quando volete iniziare ad affrontare il tema di design di un ecosistema. Allora, innanzitutto le piattaforme sono le burocrazie per diciamo, per l'età del network, di internet di fatto, no? Delle relazioni umane. Cioè noi stiamo dando un sistema oggettivo
regolamentato ma in maniera trasparente e oggettiva per far sì che tutte le entità che decidono di interagire in quell'ecosistema sappiano da subito quali sono le regole. Pensiamo ad esempio a Airbnb, perché Airbnb è di fatto una piattaforma e dà uno strato di burocrazia, di regole di ingaggio, di attività possibili all'interno di Airbnb che tutti conoscono. Io non devo fare trattative particolari, segrete, il prezzo fatto diciamo, in base al periodo dell'anno. Io semplicemente voglio acquistare una stanza. So che quelle sono le condizioni, se mi piacciono bene, se non mi piacciono vado da un'altra parte. Parliamo ad esempio di smart contract, no? Che sono un tema molto interessante. Andiamo ancora più in dettaglio. Le piattaforme sono dei modelli di business che fanno sì che diversi lati di interazione, quindi chi produce valore, chi lo consuma, chi dà dei servizi complementari, abbia innanzitutto capisca da subito il vantaggio di interagire in quella piattaforma e poi abbia soprattutto un'infrastruttura anche tecnologica che gli faciliti questo tipo di interconnessione. E questo è un tema estremamente importante per la pubblica amministrazione che di fatto vive di servizi, no? Al cittadino, alle imprese e ad altre amministrazioni. E altra definizione è anche un modello di governance, cioè ci dà un'idea sempre chiara e oggettiva, e questo è il vantaggio, che io non devo diciamo, fare ogni volta un processo ad hoc specifico per gestire un caso, è tutto oggettivo, è tutto strutturato e chiunque partecipa sa qual è il suo ruolo, sa che cosa può fare, sa che cosa possono fare gli altri per lui e attraverso dei protocolli, degli standard e dei canali riesce a fare questo tipo di interazione. Ma soprattutto progettare una piattaforma di questo tipo, a parte la trasparenza che è già di per sé un valore, soprattutto quando si ingaggia il cittadino, di fatto ci racconta un messaggio positivo, cioè la piattaforma viene utilizzata perché le entità riconoscono da subito qual è la sua importanza e qual è il vantaggio che io come entità, diciamo, riesco ad avere interagendo in quel modo. Faccio un esempio, la pubblica amministrazione Agile in prima persona rilascia molte piattaforme digitali, no? Quindi qui parliamo del dominio specifico del digitale, però alcune di queste piattaforme sono state adottate universalmente e alcune no, ma non ha niente a che fare con la bontà della piattaforma, la stessa adozione molto spesso è un tema di non aver, diciamo il fatto che non vengano adottate, spesso è un problema legato al fatto che non si è capito, non si è studiato a priori quando si è fatta quella piattaforma a che cosa servisse, cioè cosa cercassero le entità in quell'ecosistema. E quindi è stata fatta una piattaforma che si presupponeva, si è presupposto che fosse utile, ma poi così non lo è stato. È vero che a volte l'adozione è stata legata a delle leggi specifiche, però diciamo progettando un ecosistema, che vuol dire andare a capire chi è che si sta muovendo in quell'ecosistema, perché ci si muove, quali sono i suoi bisogni, cosa cerca. Pensiamo al cittadino che deve fare una pratica edilizia, no? Noi dobbiamo capire qual è il valore per il cittadino, non dobbiamo far sì che il cittadino si adegui alla burocrazia complessa della pubblica amministrazione di per sé, perché abbiamo sempre lavorato in questo modo. E il tema del messaggio galvanizzante, positivo, attrattivo è fondamentale perché, diciamo, ormai cercare di costringere qualcuno, a meno di non mettere effettivamente una norma costrittiva e coercitiva, ma diciamo, è sempre più difficile regolamentare in questo modo anche per il Parlamento. Far sì che le cose vengano adottate e utilizzate dai cittadini e dalle PA e dalle imprese è sempre un fatto di convenienza percepita. E questo è importante ed è un aspetto che si deve progettare ormai, non possiamo più permetterci di farlo a posteriori. Ed ecco che entrano in gioco i dati. I dati mi servono sia per progettare questo tipo di ecosistema, sia per monitorarlo in tempo reale. E andiamo ad esempio, il famoso trapano di Amazon. Questo perché, e adesso seguitemi perché è un concetto un po' complesso, cerco di spiegarlo al meglio che io riesca. Quando noi progettiamo un ecosistema, di fatto stiamo progettando a tre livelli diversi. Il primo livello, quello più semplice, è progettare per l'individuo, per l'entità singola, che poi individuo in senso lato, può essere la persona, ma può essere anche la PA o l'impresa. Quando io disegno per l'individuo, solitamente gli devo far capire che l'ecosistema che io sto organizzando, i servizi che offro in questo ecosistema, gli danno un vantaggio immediato. E questo è un primo livello. Qual è però il rischio? È che io, se non attraverso i dati, attraverso tecnologie che mi permettono di estrarre informazioni dai dati, come ad esempio l'intelligenza artificiale, non riesco a estrarre il contesto in cui mi sto muovendo, io rischio
praticamente di investire la mia entità di un'offerta troppo ampia e variegata di cose che per lui vanno bene, ma a volte diciamo offrire troppa scelta congrua è come non offrire nessuna, cioè la persona, l'entità viene poi, si sente spiazzata e non percepisce il valore che avrebbe in quell'interazione. Il trapano di Amazon perché sta lì? E anche questa è una battuta, ma se io compro un trapano, so che succede che io quando vado su Facebook, su social media, per 6 mesi continuo ad avere offerte di trapani. In realtà il sistema ha capito correttamente che a me serviva un trapano perché poi l'ho acquistato, però dopo che io l'ho acquistato in realtà non mi serve più. Allora il sistema a quel punto è totalmente decontestualizzato. Avevo avuto una buona intuizione, quindi mi aveva propilato in maniera corretta, mi stava offrendo il valore che io cercavo, ma io l'ho già trovato, quindi il contesto è cambiato. Se io non utilizzo i dati per monitorare questa situazione dinamicamente in evoluzione, non sto dando un bel servizio. Adesso la prossima slide è un po' provocatoria, ma diciamo non pensate al contenuto politico, mi serve proprio per affermare questo concetto. Messaggio, insomma, la Repubblica Quotidiano Nazionale, che è la storia che tutti conoscete dei porti sulla nave Aquarius. Che cosa mi fa vedere il recommender? Ha capito che si sta parlando di navi e di persone sulle navi, però mi propone la pubblicità di una crociera. E questo è un problema perché mi ha completamente decontestualizzato il significato. Qui stiamo parlando sì di navi e di persone, ma su un tema molto più delicato rispetto a quello delle vacanze. E questo comportamento noi purtroppo diciamo, lo subiamo anche quando dobbiamo lavorare con la pubblica amministrazione. Secondo livello, non parliamo più tanto all'entità, ma come vi dicevo poc'anzi, parliamo a livello di interazione. All'interazione, quello che interessa alle varie entità che devono interagire è trovare diciamo, l'anima gemella, cioè trovare esattamente chi è che può fornirgli quel valore che sta cercando. E questo è un livello un pochino più avanzato, che prevede che io riesca a indagare le motivazioni delle entità che interagiscono, e con l'AI lo posso fare in maniera molto chirurgica, e poi a quel punto mi devo preoccupare di fornire, diciamo, ad entrambi le due metà della mela che combaciano perfettamente. Terzo livello, che è quello che interessa di più la pubblica amministrazione, è il design a livello di ecosistema intero, in cui io quello che voglio fare è progettare per far sì che il mio ecosistema sia il più efficiente possibile e soprattutto non abbia impatti negativi sugli altri ecosistemi. Questo è un concetto piuttosto complesso e diciamo ve lo racconto così anche qui prendendo un fatto di cronaca. A sinistra abbiamo diciamo il logo scherzoso di Airbnb, no? Che è percepita adesso come una piattaforma positiva, c'è un sistema di orchestrazione di regole nel caso in questo caso specifico di un'intermediazione di un affitto a breve termine, che adesso è percepita come una piattaforma positiva. Perché? Perché loro hanno fatto un bel lavoro di design. All'inizio erano avversati dalle pubbliche amministrazioni perché diciamo, si pensava che facessero emergere il nero, cioè anzi scusate, che non facessero emergere il nero, ma poi si sono offerti come servizio per le amministrazioni per facilitare il pagamento delle tasse e dei tributi e quindi sono diventati amici sia di chi vuole affittare le stanze in maniera legale, sia delle amministrazioni che hanno più soldi in cassa. Questo non è successo ad esempio con le piattaforme quelle chiamate di gig economy, cioè che permettono, diciamo, perché organizzano il mercato di chi sta lavorando a cottimo, di fatto, quindi quelli che fanno le consegne del cibo e tutto il resto. E questa è ancora percepita come negativa, perché chi ha progettato quella piattaforma non si è preoccupato di andare a livello di ecosistema e capire che l'impatto percepito, in questo caso il fatto che il lavoratore sia sfruttato, è molto pesante e gravoso per uno Stato che non può permetterlo. Però che cosa succede adesso? E un paio di slide ho finito, così andiamo tutti a pranzo. Succede che di fatto attualmente in un'ecologia, chi regolamenta l'ecologia, cioè chi sceglie le regole e chi di fatto pone le regole e decide di permettere o non permettere qualcosa, lavora in modalità piuttosto tradizionale, cioè lavora in quella che si chiama una regolamentazione basata sul permesso. Cioè io ti dico se lo puoi fare oppure no. Non ho strumenti, o meglio, ce li ho ma non li voglio usare attualmente, però ti de decido così a sensazione. Che questa attività non la puoi fare. Esempio è quello che sta succedendo spesso quando si regolamenta in termini sharing economy, che è una cosa che non viene compresa diciamo, approfonditamente dai legislatori, e quindi spesso si dice ok, questo non lo puoi fare, e quindi da domani tu non puoi avere più un certo tipo di lavoratori fatti con questo contratto.
Quello che invece dovremmo fare, e l'IA ci aiuta tantissimo, è spostarci invece a una regolamentazione basata sui dati, in cui di fatto io in tempo reale cerco di capire che cos'è che sta facendo quello che sistema, cerco di capire se lavora bene, cioè effettivamente i posti di lavoro generati, il valore generato è più alto dei possibili difetti? Sì o no, ma lo so in tempo reale con i dati. Se sì, bene, se no, sempre in tempo reale, basandomi sui dati e sul contesto, posso prendere delle correzioni però specifiche. E addirittura i dati potrebbero essere, ad esempio, un qualcosa che guida la ridistribuzione del potere a una moltitudine di entità. Ora, ad esempio, parliamo della blockchain o di tecnologie simili, in cui di fatto la loro parte interessante è proprio il fatto che chi utilizza la tecnologia blockchain di fatto sta distribuendo l'attività di governo a una moltitudine di utenti, quindi non ho più un ente centrale che mi deve organizzare e progettare quel tipo di servizio, quel tipo di piattaforma, ma io posso dare il potere a un certo numero di cittadini, di entità, di pubbliche amministrazioni, di imprese, di avere anche un ruolo attivo nella governance di quell'attività. Ok, io ho concluso, non so se ci sono domande, spero in così poco tempo con un argomento così complesso di avervi dato qualche Eh sì, spunto Luca, guarda, c'è una interessante. domanda che è lì che aspetta già da prima e che mi sembra molto adatta a questa tua conclusione, perché Edoardo Egini chiedeva, posto tutto ciò, vorrei chiedere ai relatori se in che misura sia paventabile il rischio di uno slittamento dello Stato democratico a un vero e proprio sistema tecnocratico gestito da pochi camici bianchi con la persona umana ridotta a un mero fascicolo elettronico. Questo ovviamente dipende da come vengono usate le tecnologie, da quali sono le regole, da come agisce la pubblica amministrazione, ma anche da come agiscono i cittadini. Adesso siamo all'1:30 e dare una risposta a questo tema è complesso, però ti chiederei di provare almeno in due parole a dare qualche indicazione. Velocissimo, perché questo è veramente materia di previsioni, no? Quindi è più che altro da futurologi. Io ho una mia opinione personale, però nel mio caso è estremamente positiva perché, diciamo, io poi sono una persona avvezza alle tecnologie e, diciamo, probabilmente mi sento sicuro nel maneggiarle e quindi, diciamo, non mi faccio spaventare da questo tipo di approccio. Però io storicamente ho fatto questa riflessione. Le varie rivoluzioni industriali a lungo andare, a lungo periodo, hanno sempre prodotto più ricchezza di quella che hanno distrutto nell'immediato. Quindi, diciamo, a medio e lungo termine io sono decisamente speranzoso. È anche vero però che un impatto a breve c'è e ci sarà, sicuramente, perché altrimenti non sarebbero tecnologie disruptive, cioè non sarebbero tecnologie che cambiano le carte in tavola. E quindi un punto di discontinuità lo avremo, lo stiamo già avendo probabilmente. Però il ruolo dell'uomo è sempre stato fondamentale perché poi alla fine tutte le tecnologie sono a servizio delle necessità di un'entità, che più o meno è il discorso che ho cercato di trasferire, proprio il fatto che si deve partire in qualsiasi cosa si faccia da capire quali sono le motivazioni intrinseche ed estrinseche che ci fanno interagire. In questo senso è vero che magari ci sarà un impatto sul mondo del lavoro, sul mondo dell'economia, ma sicuramente, diciamo, ci saranno degli impatti di modifica del modo del lavoro in cui diciamo, del mondo, ad esempio, del lavoro, del modo in cui noi interagiamo con i servizi pubblici o tra cittadini, che, diciamo, starà un pochettino a noi, usando dei buoni principi di design, capire come rendere positivi e, diciamo, come ridurre l'impatto negativo al minimo. Vi faccio un esempio, e riparto dall'esempio che ho fatto sulla piattaforma di Foodora, no? Adesso noi siamo in una fase in cui il decreto dignità, diciamo, e non voglio fare un'analisi di tipo politico, no? Però in effetti si è deciso di intervenire perché l'umore popolare era, diciamo, di forte malcontento. Perché effettivamente queste piattaforme non disegnate con un approccio rigoroso in cui non si è partito da una progettazione fatta affinché la piattaforma fosse etica, hanno creato dei problemi. Noi però, ed è quello che vi stavo raccontando, abbiamo anche tutta una serie di toolkit open source adesso per fare questa progettazione in maniera etica. Quindi, ad esempio, già le persone che oggi hanno ascoltato molto brevemente il mio intervento, ma poi approfondiremo in qualche altra sessione, già andandosi a leggere un po' di questi materiali open source che si trovano facilmente in rete, possono iniziare a pensare a come realizzare questi servizi già in modo etico by design.
in maniera che poi i problemi siano più, diciamo, minimizzati fino alla fine della radice. Poi insomma, è chiaro che ovviamente ogni cambiamento porta sempre con sé, diciamo, contenti e scontenti. Va bene, io direi allora di fermarci qua. Grazie a tutti i relatori e ai partecipanti. Devo dire buone vacanze perché ormai ci avviciniamo. Riprenderemo a settembre con i nuovi webinar. Seguite un po' la programmazione su Eventi PA. Spero che anche questo 20° webinar sia stato di utilità per tutti. A presto, arrivederci.